mia di essere convenuti in questo luogo per celebrare la festa della Repubblica. 76 anni dopo il voto che ha sancito la nascita della nostra Repubblica, ci ritroviamo per continuare a proclamare la necessità, ma soprattutto la volontà, di proseguire insieme il cammino per assicurare democrazia, libertà, progresso e benessere al nostro Paese. Ancora una volta auspicando la scelta di stringerci l'uno all'altro, e non solo in modo virtuale, per affrontare e superare ogni difficoltà si presenti al nostro cospetto. E per fronteggiare queste difficoltà abbiamo a disposizione gli insegnamenti della storia, le esperienze e le competenze di ognuno di noi e soprattutto i contenuti della nostra Carta Costituzionale che ci illuminano sempre. Poi in quegli anni difficilissimi i padri costituenti hanno concepito quello strumento di inestimabile valore che è derivato successivamente a quella esperienza devastante, la Seconda Guerra Mondiale. Per i padri costituenti, e qui ringrazio il nostro prefetto, ci sono stati offerti in una preziosa esposizione presso il Poletto che invito tutti a visitare, perché è motivo anche di riflessione e di approfondimento della storia che ci ha preceduto. Il primo vero esercizio democratico è stato dunque affidare al popolo la scelta sul futuro dell'Italia, un esercizio tutt'altro che semplice per quei tempi, indubbiamente coraggioso e persino rischioso in quanto avrebbe potuto dividere il Paese. La prova è stata superata, pur tra mille tensioni, con un referendum dove è stata scelta la Repubblica Italiana. Scelta la strada diveniva indeludibile dotarsi di uno strumento che scandisse principi e regole e consentisse di ricostruire il Paese individuando puntualmente la rotta da intraprendersi. E a distanza di diversi anni, quello strumento si dimostra sempre attuale e ogni giorno più prezioso e consente tuttora di affrontare le più diverse situazioni sia quotidiane di dimensioni nazionali e oggi persino internazionali. Mai infatti avremmo pensato di doverci occupare e preoccupare di una devastante pandemia, ma ancora di più mai avremmo potuto immaginare di assistere a ulteriori e aberranti scenari di guerra, non certo diversi dai tanti a cui abbiamo assistito in questi ultimi 77 anni, se non per una vicinanza geografica particolarmente e ulteriormente inquietante. Anche su questi specifici temi la nostra Costituzione ha indicato e indica in maniera ineludibile la strada maestra e fiduciosi affidiamo all'attualità di quei contenuti la speranza del benessere e della pace. Con la fondazione della Repubblica Italiana si è progressivamente sviluppata una società basata su principi che esigono un'attenzione e una declinazione quotidiana da parte di ognuno di noi, certamente con responsabilità diverse a seconda del luogo ricoperto, fermo restando la volontà di perseguirli insistentemente e coralmente. L'esercizio della ricerca di adeguate soluzioni per fronteggiare le due prove che la storia richiede a ogni singolo e a ogni popolo pretende l'adozione di un altro principio che la nostra Costituzione recita con diverse modalità e senza incertezze e che io traduco semplicemente affermando che non vi sono ragioni sostenibili per prevaricare l'altro, chiunque sia l'altro, sia un individuo che una collettività.